In Cesena, Genova, l'episodio saliente è stato purtroppo un grave infortunio occorso dopo soli 8 minuti a Bergamaschi. Il giocatore romagnolo, che si pensava andasse in panchina e che era stato invece messo in formazione con annuncio a sorpresa dell'ultimo momento, si è scontrato con Onofri e ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra. La sua squadra, forte di un Lucchi in giornata di grazia, è andata in vantaggio all'11° con questa azione, conclusa a rete da Bordon. La sferzata dà la sveglia ai rossoblù, che sfiorano il pareggio al 25°, quando Russo colpisce il palo. Questa l'azione con la quale il Cesena raddoppia all'11° della ripresa. Un fallo di Manueli su Lucchi determina una punizione per l'11 di Bagnoli. Lucchi insacca con un gran tiro all'incrocio dei pali. 2-0. Il Genoa si impegna a dovere e con schemi validi, ma senza recare seri pericoli alla porta di Recchi.